andrei a presentare la mia amica che conosco ormai da 14 anni, l'ho conosciuta per lavoro e lei è venuta da Como fino qua per trovarci, lei è Lara Ferrario. Hai accettato il mio invito, grazie. Figurati, un piacere. Devo dire che l'allievo supera il maestro, perché io Emiliano l'ho conosciuto che era un ragazzino, faceva il carabiniere in quel di Erba, grazie, perché tanti anni. Veramente bravo, preciso, però veniva a vedere le mie serate, non sappiamo se per vedere le cubiste in discoteca o seguire, però naturalmente scherzo, sempre molto bravo. Avevo 19 anni, era un ragazzino, la testa a posto. Però devo dire che hai visto? Sento di karaoke al tempo. A Beverly Hills. Grandissimo. A Beverly Hills. E poi devo dire che hai fatto benissimo a lasciare la nostra zona per tornare qui a casa tua, perché sentendo hai visto che discorso, belle colline che ci abbiamo. Ma sentendo il discorso del sindaco, complimenti, perché è apprezzabile che quando si creano degli eventi come questo poi vengano appunto apprezzati dal comune, soprattutto perché da noi succede il contrario. Esatto. Appena ma anche qui ci sono alcuni problemi. Comunque vabbè, questa è l'Italia. Beh, prima di passare all'altra i gelosi sono i gelosi che creano i problemi, sì. Prima di ritornare faccio avanti indietro dalla mia Thailandia, poi ne parliamo. Esatto. Mi sa che farò un salto in Piemonte, resterò magari un bel weekend. Ci sono delle cose interessanti. Allora, tu hai partecipato tanti anni fa, hai avuto il debutto come supercampionessa alla Ruota della Fortuna di Mike Buongiorno, giusto? Sì. Era l'anno? Non mi ricordo. Non si dice. Bisogna essere maggiorenne, no? Se non altro, sono convinta. Sì, supercampionessa, facevo la segretaria, ma ha cambiato la vita, perché in quegli anni, ecco, 80 milioni guadagnavo meno di un milione al mese. Tutta la sua carriera. Lei è presentatrice, organizzatrice di eventi, insomma, ha tanto da insegnarmi. Io stasera sono qua. No, tu mi hai detto perché dimmi. Ci dovevo essere. Tu sei bravissimo. Un applauso a Emiliano. Grazie. Che ha presentato tutto questo, perché tu presenti tutti, però. Vabbè, qualcuno ci va, presenta la serata. Allora io volevo, mi hai detto che avrei degli eventi futuri, quali sono i tuoi progetti, sì, i progetti di lavoro futuri e attuali? Anche. Allora, il 31... Il 16 su Rete 4. Il 16 di novembre, okay. Su Rete 4 partirà un programma, no, non il 16, il 16 parte il programma, la puntata sinceramente non la so, tutti i sabati mattina su Rete 4 parleremo di benessere, di bellezza, di beauty e niente, io farò una... Cioè, ci sono cose, io le dico perché comunque almeno il pubblico presente sa tutto un pozzo di massaggi al cioccolato, okay. Non si vede nulla, però c'è tantissimo cioccolato. Devo dire che per le donne, quando siamo un po' giù, massaggio al cioccolato veramente ti massaggio al cioccolato vita. Dolce un po' salato, tu massaggio al cioccolato, si può fare, ci sta. Ok, poi il 31 ottobre partirà una trasmissione su Sky 1. Sì, dal 31 ottobre per tre serate ci saranno delle pillole di questa trasmissione, perché poi partirà a gennaio su Sky 1. Ho girato alcune puntate con varie persone, con il più grande mentalista italiano che è Francesco Desai. Io mi occupo anche talvolta di mentalismo, diciamo molto spesso, sai, faccio finta di essere un po' così. La Barbie della situazione, molto distratta, intanto osservo tutto. Ma qui non vedi niente, perché ci abbiamo questo faro da interrogatorio puntato. Mi piace tutto. Perché sarei un po' imbarazzata forse. E poi volevi parlarci del video di Mickey Cosmo, giusto? Ah, questa cosa sì, fantastica, il video di Mickey Cosmo, di cui ho fatto parte anche io, insieme a tanti altri personaggi un po' particolari, divertenti, eccetera. È un video dance che è in vendita già su tutti gli store digitali, FGE, però Imagine Yourself, vedo già la tua faccia, vabbè, il titolo è Free Gay and Happy, okay. Nel senso che dobbiamo essere tutti... Imagine yourself significa immagina te stesso libero, felice, etero, gay, bianco, nero, ricco, povero. L'importante è essere liberi di essere...
essere quello che ci si sente, certo. Perché solo le persone veramente libere poi si comportano bene, questa è la realtà, perché quelle che si comportano male sono quelle che devono nascondere. Esatto. Se quelli che si comportano male mandano lettere anonime. Dici? Bravo, infatti io sono quella che se scrive qualcosa la firma con nome e cognome. Ecco, sempre firmare, mi raccomando. Non mi chiamano mai nei programmi in diretta nella nostra zona ultimamente. Hanno paura, hanno paura. Sì, no, perché lo sanno. Però sono brava a non prendere querelle, perché so cosa dire. Bravissimo. E poi sei un'appassionata della Thailandia, giusto? Sì. Perché lasci la borsetta e nessuno te la ciula, praticamente. Bravo, perché prima ho detto, se lasciare la borsa qui che c'era solo dentro delle scarpe e dei vestiti. Io... perché giustamente siamo in Italia, no? Sì, a parte gli scherzi, lì la lasci, torni dopo due giorni, non te la tocca nessuno. Certo. Amo l'Oriente perché amo il clima che c'è, ma non soltanto il clima, che in questo momento ci sono 36 gradi, capito? Qui ce ne sono 10, là ce ne sono 36. No, proprio il clima con cui vivo, ma hanno questa filosofia per cui vivi. Non dico nulla, cioè mi fai degli sguardi che mi stai dicendo. Io la sto ascoltando, sta parlando. Il mio sogno è lasciare un giorno tutto questo, tacchi, trucco, business, vita. Aprire un bar sulla spiaggia in qualche modo. No, mi hanno detto, poi parliamo, no. Mi piacerebbe veramente sulla mia isola, dove io quando vado sto con tutti i miei cani sulla spiaggia. Chi apre il mio Facebook vede la parte dello spettacolo e poi in me mezzo tutti i cani sulla spiaggia. No, vorrei veramente aprire un canile su quest'isola per tutti i cani di strada. Che bella cosa, bellissima cosa, sì. E poi volevo sapere, che cos'è il Ganoderma lucidium? Ganoderma lucidum, sì, io ho lasciato dei volantini all'ingresso. Il Ganoderma lucidum è un integratore orientale che c'è da 4.000 anni, che ovviamente in Italia non possiamo dire tutto quello che fa questo fungo. L'hai detto miracoloso, qui diciamo che porta... È un fungo, cioè proprio come pianta. Sì, non è un fungo commestibile, diciamo che comunque è un integratore che porta benessere, un adattogeno, quindi regolarizza l'organismo, dà energia. Io sono prodotto del prodotto, nel senso che tu mi vedi uguale, no? Uguale, non sei cambiato, in 14 anni non sei cambiato. Non dire quanti anni... No, in 14 anni che ci conosciamo, io mi sono fatto due calcoli, per cui sono 14 anni. Ok, e nulla, adesso è stato finalmente portato in Italia sotto forma di bevande, di integratori, eccetera, con questa azienda malesiana, e ti dirò, fa bene. Quindi sul mio sito, laraferrario.it, c'è la pagina del benessere, troppa energia, ho bevuto almeno Franchino 12 Ganoderma oggi, perché sono così. E tu sai che due giorni fa ero letto e non Sì, infatti mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, io non so se ce la faccio venire perché sto malissimo e la ringrazio per essersi fatta 200 km. Poi non so se l'anno prossimo ci sarò, però questo sarà nessuno. Chi vivrà vedrà. Chi può dirlo? Infatti. Lara, io ti ringrazio. Grazie Emiliano, volevo anche farti i complimenti per la scelta dei ragazzi. Tu sai che io presento tanti festival nella zona e la qualità è veramente molto alta. Chi è per, la mia prima volta. Chi per voce, chi per look, chi per tutto quello che hanno detto. Okay. Grazie. Grazie a te. Grazie, ciao Lara.